Non dimentichiamoci la bruttissima lettera ricevuta dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini. Noi dobbiamo condannare e non abbassare mai la guardia, perché il fascismo, i fascismi possono essere sempre dietro l'angolo, e è con la cultura, è con il racconto della storia, è con il valore della memoria che noi dobbiamo combattere questo rigurgito che può sempre tornare, e lo vediamo purtroppo nei nostri paesi. La mia solidarietà l'ho data insieme ovviamente ai candidati, ai colleghi Laura Cantini e Dario Parrini, lo farò prossimamente insieme al sindaco di Castelfiorentino. Ma il PD che è di sinistra? Secondo me sì, perché un partito che vota i diritti è un partito di sinistra. Le hanno chiesto se il PD è di sinistra. Io credo che un partito che investe sui diritti, un partito che produce posti di lavoro, un partito che investe e diminuisce le differenze tra le persone, è un partito di sinistra. Vorrei capire che cos'è la sinistra oggi, ma anche su questo ci stiamo interrogando tutti. Io credo che il PD debba continuare a raccontare le proprie politiche, che sono fatte per la gente, per aiutare le persone e per avere un'Italia più giusta e più bella. E ora però il boccino la tocca a me, se lo metto io te tappino le bocce. Aspetta, se la leva. C'è le palle bonus da questa verde. Ah, quella da noi. Cioè mi devo avvicinare io. Io devo andare dopo la tua.